trasforma. Quindi, partendo, andiamo diciamo per fascia prezzo. Il VemoPad HD10, quindi senza la F, è un tablet 10 pollici con schermo HD e processore Asus quad core, Asus sempre tra virgolette appunto perché è una collaborazione con un partner. Arriverà sul mercato a 249 euro ai primi di ottobre e questa è una novità di oggi. Il secondo 10 pollici che abbiamo parlato era il VemoPad Full HD10, anche questo novità, per la prima volta ne parliamo qui in Italia, è stato lanciato nei volantini retail il 28 di agosto, quindi 4 giorni fa, ed è dotato del processore Joyboard Intel. Questi due oggetti sono tutti e due Wi-Fi, quindi a 249 quad core Asus HD, a 299 Intel, processore Intel dual core Full HD. Poi abbiamo il fratello maggiore del Full HD 10, che è il Full HD 10 LTE. In questo caso cambiamo il processore, abbiamo processore Snapdragon S4 e connettività 4G LTE. Siamo passati al Tegra 4 parlando del Transformer Pad, che era quindi sempre 10 pollici, sempre Full HD, ma dotato anche di porta per la mobile docking, quindi per la tastiera con la batteria. Visto che ci sono, proseguo con il riepilogo. Adesso scendiamo un attimo di taglio di schermo, quindi ripartiamo dal primo che era 6 pollici, quindi Phonepad Note 6, che è un tablet 6 pollici, Full HD, processore dual core di Intel, doppia fotocamera, doppio speaker e pennino, quindi possibilità di prendere appunti con il pennino. Arriverà sul mercato alla fine di novembre a 399 euro. Avete preso un altro passo oltre, andiamo sul 7 pollici. Sì. E questo, il 6 pollici viene annunciato oggi all'IFA, c'era stata un'anticipazione di massima anche di questo al Computex di Taipei, ma sul mercato ancora non è arrivato, appunto arriverà alla fine di novembre. Passando ai 7 pollici, abbiamo parlato di VemoPad HD7, che è il prodotto lanciato a metà luglio, a 149 euro, quello dallo schermo luminosissimo che è andato sold out. Salendo leggermente abbiamo parlato di Phonepad 7, quindi del refresh del Phonepad, quindi con il nuovo processore Intel dual core, schermo HD e funzionalità voce più dati a 42 megabit. Il 42 megabit era una delle novità rispetto al 21 megabit che avevamo sulla versione precedente. Rimanendo sui 7 e poi dopo Nexus penso di non averli dimenticati, abbiamo i due Nexus, quindi il Nexus Wi-Fi a 269 euro con 32 GB di memoria, che è stato lanciato il 28 agosto in Italia, e nella versione 4G, quindi LTE, è disponibile, è già arrivato anche lui sul mercato, però non è ancora andato volantino, andrà sui prossimi volantini della prossima settimana, ma è già disponibile sul mercato, LTE a 349 euro, dove i punti chiave del Nexus sono lo schermo Full HD, il processore Snapdragon quad core, la possibilità di ricaricarlo in wireless, le due fotocamere, che se vogliamo era stata una delle critiche che avevamo ricevuto sul Nexus precedente, e la tecnologia Miracast. Tecnologia Miracast, che non avevo citato prima, ma per farla semplice per tutti voi in modo che ve la ricordiate, è su tutti i prodotti di cui abbiamo parlato oggi, ad eccezione del VemoPad HD7, quello da 149 euro.